Va bene. Prego, Riccardo. Sì, io cerco di dare più che introdurre, perché lascio il compito ad Andrea per fare un'introduzione un po' più ampia sulle cose. Io soltanto, diciamo, do degli spunti di riflessione sul perché e sul cosa ci ha portato a fare questo incontro, che appunto dovrebbe servire a raccogliere un po' di elementi per poi sviluppare anche delle iniziative. Ma intanto, vabbè, ci sono tanti elementi che L'altra volta, vengono. come se mancasse. Ci sono di diversi elementi che vengono a, diciamo, a costruire questa situazione in cui ci troviamo. Diciamo che è quasi una tempesta perfetta, insomma. Sicuramente c'è il fattore, diciamo, guerra che ha portato alla questione, diciamo, sia del rialzo delle bollette, sia a questi timori di rimanere senza energie per questo inverno. Però in realtà io mi ricordo, se non sbaglio, io ho fatto un articolo su Transform sulle questioni delle bollette salate a febbraio di quest'anno, quindi quando ancora non c'erano questa, non c'era, diciamo, non era scoppiata la guerra con le situazioni che c'era adesso. Una cosa che era evidente già da allora è che uno degli elementi principali che portava al rialzo delle bollette erano, diciamo, le speculazioni finanziarie. Quello che è avvenuto in questi ultimi decenni in Italia ha fatto sì che gli acquisti non passassero per, diciamo, modalità che erano consolidate allora, cioè le aziende acquistavano l'energia a lungo termine, non a spot sulla borsa, sulla borsa olandese. E invece adesso siamo prigionieri di questa vicenda qua, delle speculazioni. Questa peraltro è una cosa che non riguarda soltanto la questione energetica, ma comincia a riguardare tutti i beni comuni. Si parla, non so se sia già iniziata, della quotazione in borsa dell'acqua, insomma. Quindi questo è uno degli elementi principali da tenere conto. Altra questione è che qui hanno cominciato a parlare di come risparmiare, farsi la doccia più fredda, tenere un'ora in meno di riscaldamento, ridurre i gradi di riscaldamento delle case, però sembra che nonostante ci siano un sacco di documenti dell'Unione Europea, dell'ONU, della COP25, legati alla questione climatica, sembra che nessuno mette in discussione il modello economico-industriale, insomma. Io faccio solo un esempio. E se voi guardate i grafici che riguardano il costo delle principali derrate alimentari, cioè frumento, mais, soia, così. Guardate i grafici dei costi e guardate il grafico dei costi del petrolio o del gas, vedete che sono quasi completamente sovrapponibili. Cioè, se non ci fosse l'unità di misura, nessuno saprebbe dire qual è il grafico che riguarda il costo dell'energia o quello che riguarda il costo delle materie prime. Quindi è evidente che c'è un modello agricolo industriale fortemente energivo, legato all'energia. Una volta l'agricoltura era la principale fonte di energia per l'uomo, oggi invece è uno dei settori dove si consuma più energia. Per cui o si mette in discussione quel modello o non si affronta l'attuale crisi energetica, ma tantomeno si affrontano gli obiettivi, cioè si cercherà di raggiungere gli obiettivi previsti dall'ONU nell'Agenda 2030 o dalla COP25 o dall'Unione Europea nell'ultimo pacchetto, quello del Fit 55. Questo è uno dei delle un'altra delle questioni da affrontare. L'altra questione da affrontare è la questione generale che riguarda la geopolitica. A parte l'uso strumentale di questioni come l'identità nazionale, cose di questo tipo, in realtà quello che accade oggi è che le guerre si fanno per le risorse naturali, si facevano per il petrolio, si cominciano a fare per l'acqua, e queste sono la principale, almeno per quello che penso io,
è la principale fonte, di guerra del mondo, cioè il controllo delle risorse naturali. Tra l'altro, fra le risorse naturali ce n'è una importante che è il suolo. L'altra cosa che vorrei ricordare è che su queste questioni dell'energia ci sono anche altre cose da affrontare. Una vabbè, è quella che con la scusa, lasciamo stare, magari qualcun altro ne parlerà. Voi vi ricordate la vicenda decennale, no, più che decennale, del CIP 6, dove sostanzialmente con la scusa di finanziare le fonti rinnovabili in realtà si sono finanziati inceneritori, impianti industriali, eccetera, eccetera. Mi sembra che solo un terzo di quei oltre 50 miliardi che sono stati messi in gioco dal CIP 6 siano andati per finanziare le fonti rinnovabili. Quindi c'è tutto un discorso da fare su questo. Ma al di là di questo, c'è un'altra cosa che mi sembra opportuno sottolineare. Oggi, magari poi Andrea penso che ne parlerà di questo, si è ravvivata la lobby del nucleare. Il nucleare come grande fonte di energia centralizzata. Qui c'è un altro problema, che è quello dell'accesso democratico a queste risorse. Oggi, per come è strutturata l'energia, il principale meccanismo è quello delle grandi centrali, dove l'accesso all'energia e la produzione stessa dell'energia è delegato a grossi soggetti, cioè non esiste un controllo democratico su questo, e ci sarebbe ancora meno se ci fossero le centrali nucleari. Fortunatamente noi in Italia abbiamo iniziato, poi ne parlerà qualcuno, mi dispiace che non ci sia Elena Govoni, che è stata assorbita da un impegno che avrebbe parlato anche lei di questa cosa delle comunità energetiche. Qui c'è la possibilità di instaurare un nuovo meccanismo di accesso all'energia che sia diffuso e più alla disponibilità di tutti. Questa è una delle... Scusate, mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ok, grazie. Questa ecco, è l'altra delle cose su cui noi vorremmo discutere. Io la chiudo qui perché sono stato anche troppo lungo. Adesso io passerei appunto la parola ad Andrea, che ha un ampio spazio di discussione. Poi se qualcuno vuole intervenire da subito, basta che lo segnala sulla chat e io gli do la parola. Se no, vado come mi gira, insomma. A te, Andrea. Ok, grazie Riccardo. Io mi aggancio a quello che hai detto tu, no? Siamo di fronte, viene chiamata la tempesta perfetta, no? Pandemia, poi cambiamenti climatici, la guerra, la crisi economica, la scarsità di risorse. Però se mettiamo insieme queste cose, io penso al Club di Roma dei 57 anni fa, ecco, più o meno. 72. No, ancora, allora di più di 57 anni fa. 72. Perfetto. E con gli aggiornamenti, quello che è stato tutto quel lavoro è proprio trovare l'interconnessione tra i vari fattori, no? Quindi le relazioni che ci sono tra i vari fattori. In realtà fa buon gioco presentarle come una casualità. Purtroppo siamo così sfortunati che dopo la pandemia è scoppiata una guerra. Invece sono tutti fattori che hanno un denominatore comune. Pensando alla pandemia, insomma, 8 miliardi di persone circa, ormai siamo, che vanno in giro per il mondo, con merci che si spostano da un continente all'altro, con l'invasione di ogni residuo spazio di naturalità, è una pacchia per qualsiasi virus per partire dal posto più remoto della Terra e espandersi a livello mondiale. I cambiamenti climatici sottendono a tutta questa, sono sullo sfondo di tutta questa situazione. La guerra, come dicevi tu, scoppia per una questione di accesso a risorse, sempre ritornando a quegli 8 miliardi di persone che hanno, tra virgolette, faccio dell'ironia, la pretesa di avere un equo accesso alle risorse. E se vediamo la situazione internazionale,
da un punto di vista della distribuzione delle risorse, e pensiamo a dati come quello del 10% più ricco della popolazione mondiale, che attualmente riceve il 52% del reddito globale, mentre il 50% più povero ne riceve solo l'8,5%, ce la dice lunga su un modello che dice ai poveri: statevene tranquilli, perché sennò noi, i più ricchi, non riusciamo a raggiungere questo obiettivo del PIL che cresce, perché siamo noi a farlo crescere. Disgraziatamente questa stragrande maggioranza dell'umanità ha l'assurda pretesa di voler partecipare alla spartizione di questa torta, e anzi addirittura ammirare, ad aspirare a un livello di consumi almeno confrontabile lontanamente con quello della parte ricca del mondo. È chiaro che tutto questo porta a un regime di scarsità delle risorse, quindi alimenta la conflittualità internazionale. Non è un caso che non si trova una via di uscita dalla guerra in Ucraina, e già gli Stati Uniti vanno a stuzzicare la Cina intorno a Taiwan e cose di questo genere. Vabbè, lasciamo perdere, Roberto Musacchio è maestro per me su queste politiche internazionali, che un paese che non ha neanche riconosciuto la Repubblica che va a rifornire di armi, mi sembra abbastanza paradossale. E quindi è chiaro che qui c'è sullo scacchiere una conflittualità crescente per l'accaparramento di risorse sempre più scarse, e quindi tutti i parametri al di fuori del riconoscimento di un limite e della necessità di una condivisione delle risorse disponibili vanno completamente a sballare. E un terzo elemento che vorrei sollevare è il fallimento delle COP. Veniamo ai cambiamenti climatici. Qui sono ormai 27 anni e le concentrazioni atmosferiche di CO2, 27 anni di COP, le concentrazioni atmosferiche di CO2 hanno ormai stabilmente superato le 400 parti per milione. Non faccio l'elenco perché è inutile, ormai lo leggiamo quotidianamente, delle catastrofi climatiche. Ormai il sistema è entrato in una situazione non ritorno, ma in una situazione tragica. Siamo ormai all'anticipazione di quello che sarà sempre di più il futuro, e parliamo, noi ci allarmiamo di quello che succede tragicamente nel nostro paese, ma ci sono paesi che stanno soffrendo ben più di noi. Penso a quello che sta succedendo in Pakistan, credo che si parla di qualcosa come tre quarti della superficie del paese alluvionata, con milioni e milioni di persone afflitte da queste situazioni. Oppure non mi dilungo sulle anomalie climatiche, perché la lista sarebbe lunga e poi nulla aggiungerebbe all'analisi che stiamo tentando di fare in questo incontro. Queste concentrazioni atmosferiche ci portano a temperature che già sono abbondantemente, si stanno stabilizzando al di sopra dell'aumento di un grado, e sono concentrazioni che si riferiscono a 2 milioni di anni fa, il precedente 2 milioni di anni fa, quando l'Homo sapiens ancora non calpestava il pianeta Terra, tanto per dare un elemento di straordinaria eccezionalità. Questa eccezionalità scompare, viene attenuata perché scoppia una guerra. Per cui qui mi viene in mente, Roberto, tanti anni fa, quando parlavamo della scuola di Chicago e della strategia della catastrofe, no? E questo è per questo io vedo che in questo periodo ci sono settori che sono, diciamo, in una situazione di phase out rispetto ai cambiamenti climatici, o rispetto ai risultati realmente ottenuti, come l'energia nucleare nei 60 anni, 70 anni di industrializzazione, e che trovano in questa catastrofe diciamo una grande opportunità di reinserirsi in gioco attraverso diciamo agganci, la diffusione di informazioni riprese poi da
anche in questa campagna elettorale dei politici, penso alle affermazioni di Calenda e a tutte l'enfasi che si dà a questo nucleare pulito della terza e quarta generazione, che, come immagino sappiate tutti, non esiste, perché è in una fase di, se volete, di avanzata sperimentazione, ma manca quella sperimentazione per un'applicazione industriale su larga scala che dimostri l'effettiva, non solo la sicurezza, ma anche l'effettiva riduzione delle emissioni che comporterebbe. Dagli studi che io ho esaminato, ricordo di aver dato anche una decina di anni fa una tesi di laurea su questo, le emissioni di CO2 del settore nucleare, è vero che attualmente sono molto più basse di quelle del metano, diciamo, della fonte fossile a minore emissioni, ma è anche vero che sono fortemente dipendenti dal ciclo che precede la centrale. Questo non viene mai detto da chi propone le centrali nucleari, cioè dall'estrazione del materiale uranio o torio che sia, alla sua lavorazione, alla preparazione del cosiddetto combustibile nucleare che poi deve entrare in centrale. Si parla soltanto della centrale come se potesse essere un oggetto isolato. E finché il contributo del nucleare di appena il 10% dell'elettricità mondiale, come adesso, in 70 anni non mi sembra un grande risultato, di grande successo, oltre a non aver risolto nessuno dei problemi che avrebbe dovuto risolvere, quello delle scorie, dello smantellamento. Vediamo anche la grande difficoltà che ha la Francia su questo, che adesso deve provvedere allo smantellamento di gran parte delle sue centrali, non solo, ma che ha anche dovuto far funzionare, a causa della siccità che si è scatenata quest'estate, a basso regime molte delle sue centrali per mancanza di acqua di raffreddamento. E se si vuole ipotizzare che il nucleare possa dare un contributo alla riduzione delle emissioni, vuol dire che si deve sganciare da quel 10% e deve avere uno sviluppo considerevole. Questo sviluppo considerevole comporterebbe rapidamente la necessità di accedere a risorse uranifere più remote, più profonde, a minor tenore, quindi a un aumento della CO2. Dai calcoli che ricordo, fatti per quella tesi di laurea che ho accennato, questo comporterebbe che già nel giro di pochi decenni, già nel 2030-2035, ma sicuramente intorno al 2050, le emissioni di CO2 del kilowattora nucleare supererebbero quelle del metano. A parte questo, c'è tutta la questione dei costi, ma adesso non possiamo fare un dibattito esclusivamente sul nucleare. La cosa, diciamo, sorprendente è che tutto questo fa passare in secondo piano. C'è anche in secondo piano la soluzione. L'unica soluzione possibile, almeno fino al 2050, che è un ricorso massiccio alle energie rinnovabili. Non sono l'utopia di vecchi ambientalisti, ma c'è un rapporto della IEA, recentissimo rapporto della IEA, che si chiama Emissioni nette pari a zero entro il 2050, che prevede un ricorso alle fonti rinnovabili per l'elettricità del 90%. 90% fonti rinnovabili, un 10% chissà che ci sta dentro, forse ancora qualche fossile oppure il nucleare residuo. Ma c'è un rapporto molto più interessante per me, che nasco, anche se poi l'ho fatto così poco nella vita come ingegnere elettronico, e che nella rivista del International Electronic and Electrotechnical Engineering, che si intitola On the History and Future of 100% Renewable Energy System Research, che stabilisce, che descrive una strategia che porterebbe al 100% di energie rinnovabili entro il 2050. Quindi non è una strada per sognatori di vecchi ambientalisti, ma è ormai una concretezza. E se andiamo a guardare i costi, abbiamo oggi, attualmente, con l'esplosione del costo del metano, nella graduatoria del costo del kilowattora, subito dopo il metano viene il nucleare, e che ha costi 4 volte superiori a quello del fotovoltaico, a quello dell'eolico. E
Questo non viene mai detto perché ci si riferisce a costi di 10 anni fa, senza considerare che negli ultimi 10 anni le fonti rinnovabili hanno avuto un progresso enorme, un abbattimento dei costi enorme. È di pochi giorni fa l'annuncio che un brevetto italiano è stato premiato a livello europeo per l'abbattimento della CO2 nella produzione fotovoltaica, utilizzando una tecnologia nelle connessioni che risparmia molto materiale e riduce enormemente le emissioni e i costi della realizzazione dei pannelli. Invece dell'argento usa il rame, quindi già questo può significare molto rispetto ai costi. E che altro aggiungere? A questo punto quello che emerge è il quadro di una politica che non riesce ancora a riconoscere che il modello di sviluppo attuale, come diceva Riccardo, dopo aver espresso per circa 3 secoli tutte le sue potenzialità, conosce un inevitabile declino. Ormai la soluzione del problema climatico, del problema energetico, del problema della conflittualità internazionale, del problema della scarsità di risorse, è tutta contenuta in un cambio di paradigma economico-energetico che vede al centro le energie rinnovabili. Quello che viene detto dagli avversari delle energie rinnovabili, adesso attenzione che il settore nucleare tende a dire che è un settore che è alleato delle energie rinnovabili, che le ammette nei suoi progetti, che sono complementari. Noi invece, diciamo, allacciandomi a quello che diceva Riccardo, sono tutt'altro che complementari, perché il limite che riconoscono, che attribuiscono alle energie rinnovabili è quello di essere di bassa, diciamo, intensità, di bassa potenza, no? Quindi di essere energie distribuite. Ma questo è il vantaggio delle energie rinnovabili, perché ti riduce la grande potenza viene fatta per centrali che hanno bisogno, attraverso i cicli termodinamici, per avere un rendimento sufficiente di avere una potenza concentrata. Le energie rinnovabili che hanno, penso al fotovoltaico, il cui rendimento non dipende dalla dimensione dell'impianto, hanno proprio il vantaggio di poter essere distribuite in prossimità dell'utenza, quindi di sincronizzare produzione e consumo, quindi di ottimizzare il funzionamento e di ridurre le enormi perdite che invece le grandi centrali hanno nella trasmissione in rete. Enormi perdite aggravate anche dalle ondate di calore, sappiamo che le perdite in rete aumentano con l'aumento della temperatura. Quindi rifiutarsi di riconoscere che siamo un punto di svolta preannunciato, e qui vado a chiudere perché non voglio discorso enorme, preannunciato, ci siamo riferiti al Club di Roma, ma possiamo riferirci a tutte le analisi sui cambiamenti climatici. Significa che c'è, come sempre nei passaggi storici evolutivi dell'umanità, una fase in cui il vecchio sistema, che ha un'enorme spinta, un enorme potere finanziario ed economico e anche infrastrutturale, tende a prolungare la sua vita il più possibile. Quindi è una resistenza che ci si aspetta, fino a un certo punto in cui il nuovo è talmente più appetibile che va a sostituire il vecchio. Ma su questo di vecchio c'è la politica che ci si mette di mezzo. La politica che anche in questa crisi energetica punta a cercare soluzioni immediate che non fanno altro che allontanare la soluzione definitiva, cioè mettere una toppa che ti allontana la soluzione reale. Riapriamo le centrali a carbone. Se si tratta di un transitorio di pochi, se si trattasse di un transitorio di pochi mesi, ma questo potrebbe essere anche plausibile. Ma dal momento che quando si apre questa breccia non si sa quando si richiuderà,
È chiaro che è qualcosa di assolutamente non accettabile, come non è accettabile neanche il trasporto del gas via mare, se non per una situazione di immediatezza di qualche mese, perché se ragioniamo già in termini di un anno, di 2 anni, di 3 anni, soltanto dando attuazione a tutti i progetti già presentati e bloccati sulle energie rinnovabili, potremo ottenere ampiamente gli stessi risultati. Poi c'è tutta l'enfasi che la politica fa del metano, diciamo, no, del nostro metano, del metano italiano. Ormai sono anni che sappiamo le quantità quali sono, che rappresentano le quantità conosciute e previste, diciamo quelle probabili, e che si tratta di mesi dei consumi nazionali. Quindi stiamo parlando di sciocchezze soltanto per poter mantenere in vita dei settori che invece devono uscire di scena. Gradualmente, con tutta la gradualità che si vuole, ma il più rapidamente possibile. Allora io chiuderei questo mio intervento con una cosa. Ecco, spesso quando racconto, immagino anche a voi capiti la stessa cosa, raccontiamo queste cose che sono mere realtà dimostrate dai dati, nella migliore delle ipotesi, se parliamo della guerra ci dicono che siamo amici di Putin, se parliamo dell'energia mi dicono che sono un illuso, un naif e cose di questo genere, un utopista. Bene, io vi dico una cosa e qui chiudo. Che cos'è un'utopia? Se non la storia dell'umanità non avesse avuto degli utopisti, saremmo ancora all'età della pietra, cioè qualcuno che pensa che si possa fare qualcosa che non esiste e che poi alla fine l'ha fatta e l'umanità è andata avanti. Quindi se vi danno degli utopisti, io sono contentissimo, non penso di meritare un titolo di questo genere, ma magari riuscissi a realizzare qualcuna delle nostre utopie. Grazie. Bene, grazie Andrea. Naturalmente poi puoi replicare sentendo gli altri interventi. Io non ho nessuno che ha chiesto di parlare. Io sì, mi sono iscritto. Non me l'hai detto, non hai mandato la chat. Ho alzato la mano. Non sei visto. Sono venuto proprio aspettando un tuo intervento, Roberto. Sì, no, tra l'altro, siccome io non conosco tutti, se... interviene, poi si presenta un attimo, sarebbe utile, così io cerco di fare un rapporto sulla riunione sapendo anche chi interviene. Per esempio c'è Loretta, che non so chi sia. Loretta poi... Mussi, te lo dico io, perché Loretta. Non frequenti l'Osservatorio Europa, quindi. Va bene, qualcosa, allora ma... Roberto. Sì. No, dico qualcosa intanto che gli altri... riorganizzano le idee, uno perché Andrea mi ha citato, mi fa piacere, abbiamo girato l'Italia in lungo e largo insieme, diciamo per parecchio tempo, ma anche perché vorrei riprendere il concetto iniziale che lui ha proposto, che mi pare assolutamente in sintonia con quanto avevamo detto pensando a queste iniziative. Cioè lui ha parlato di tempesta perfetta, no? Andrea, questa è stata la tua definizione. Io credo che mai in questi 50 anni noi siamo arrivati a questo punto, cioè al rischio e anzi al trovarsi dentro il congiungersi di tutte quelle crisi che tu hai elencato. Insomma, noi abbiamo una crisi ambientale, dell'energia, del clima, una crisi della guerra, della pandemia, una crisi economica e sociale, che si intrecciano, si alimentano, si motivano, insomma, l'una con l'altra. E io penso che noi dobbiamo, a partire da questo appuntamento, mettere a tema precisamente questa esigenza, cioè di discutere della questione tempesta perfetta e dell'intreccio tra le crisi. Con un avvertimento che io sento di fare, cioè noi non siamo di fronte a una occasione, noi siamo di fronte a un disastro. Non solo potenziale, ma già in atto. Lo dico perché c'è questo modo di pensare, io penso anche purtroppo ai Grünen tedeschi, ne leggo spesso, essendo loro forza determinante nel governo di una grande
realtà europea come la Germania, che pensano alla guerra come occasione di. Io penso che invece noi siamo di fronte a una situazione disastrosa. Non siamo di fronte al fatto che tu rispondi alla guerra facendo le rinnovabili. Tu per rispondere alla guerra devi costruire la pace, e senza la pace non si va verso le rinnovabili. Cioè, se non c'è questa comprensione del disastro e dell'interconnessione che porta alla tempesta perfetta, non siamo all'altezza di affrontare la situazione. Anche perché, e questo è il secondo punto che riprendo da Andrea, noi siamo di fronte al fallimento di 50 anni di politica. Adesso fallimento è un'espressione molto forte, ma se si arriva alla tempesta perfetta è perché quanto si era costruito anche in termini importanti. Io ho fatto parte di diverse delle conferenze tra le parti, delle coppe di cui parlava Andrea, insomma, no? Sapete che l'Europa, l'Unione Europea si è molto caratterizzata, le gestioni a volte delle presidenze democratiche americane e quant'altro, però il punto di fondo, cioè aver affidato la questione ambientale e climatica, e da questo punto di vista l'energia è un punto cardine. Quando nascono i movimenti ambientalisti moderni, nascono con l'idea che l'energia è un punto di snodo fondamentale per leggere la realtà contemporanea, li hanno affrontati con il mercato. E questa questione non ha funzionato. Cioè il mercato come elemento di pacificazione tra i paesi e insieme con la natura non ha funzionato. Noi ci troviamo dentro la tempesta perfetta con la natura e dentro la guerra. Guerra mondiale a puntate, ma che rischia sempre di più di essere l'ultima puntata. E peraltro con una serie di passaggi che vanno visti, perché noi abbiamo vissuto l'epoca della globalizzazione, che sembrava, diciamo, accompagnare quest'idea di un governo mondiale attraverso il mercato, del rapporto nuovo tra economia, ambiente, società, e poi abbiamo vissuto drammaticamente una crisi di questa globalizzazione che si manifesta adesso in questa situazione quasi orwelliana. Non siamo neanche più alla guerra ideologica, comunismo contro democrazia contro comunismo, siamo all'ovest contro l'est e siamo alla guerra tra autocrazie e democrature, tra nazionalismi e suprematismi. Da questo punto di vista abbiamo fatto un appuntamento su questo, non so se hai letto Andrea, ma il documento NATO 2030 è emblematico e precisamente al centro la questione climatica, per dire che per mantenere la supremazia del proprio modo di vita rispetto alla questione climatica occorre essere resilienti, e cioè anticipare i conflitti e dominarli su tutto il campo, qualsiasi esso sia. E stiamo riuscendo a sommare insieme, lo dico anche dal punto di vista di una discussione teorica che abbiamo avuto, due elementi, cioè imperialismi che si combattono l'un con l'altro, e poi un impero finanziario che in qualche modo, come si può dire, fa da cappa a tutti e due. Cioè noi stiamo combattendo anche attraverso l'arma del metano questa guerra tra Russia e NATO, e contemporaneamente abbiamo che la borsa di Amsterdam determina le condizioni di tutti noi, cioè la finanziarizzazione. Vengono messi in discussione in gasdotti, non funziona questo, non si va da qua, si va da un'altra parte, ma nessuno dice che si può mettere in discussione quello che passa invece dentro le borse finanziarie. Nessuno, né da una parte né dall'altra. Per usare un termine caro a Petrella, manterrei questo termine dei dominanti che rimangono dominanti e si articolano tra impero e imperialismo in lotta. Allora, io penso che di fronte a questo, se c'è la tempesta perfetta, noi abbiamo bisogno della bonaccia perfetta, cioè dobbiamo ricostruire quella che Kant chiamava la pace universale, cioè noi abbiamo bisogno di una pace con la giustizia e quindi di un'azione su più campi, insomma, che mette insieme la lotta per la pace come a priori fondamentale, con l'esigenza di ricostruire un'economia che sia giusta
e contemporaneamente ambientale, sapendo che i due termini stanno assolutamente insieme. E però sapendo che non siamo di fronte all'occasione, siamo di fronte al fare esattamente il contrario. E qui vengo anche alle cose sull'Italia che diceva Andrea, insomma, cioè non c'è dubbio che i trend complessivi, non solo dell'Italia, siano tutti in negativo. Cioè tutti stanno facendo il peggio. Cioè se c'è una cosa peggio dalla globalizzazione è la sua rottura per vie geopolitiche. Rincorriamo le fonti energetiche nei modi più assurdi, riapriamo cose come il carbone, la Francia dice che il nucleare non lo vende neanche più, se lo tiene, eccetera, eccetera, e chi ha problemi rimane nei problemi ancora più seriamente di quello che era il passato, ma naturalmente oramai i problemi riguardano tutti. Da questo punto di vista vengono al pettine i nodi italiani, lo dico rapidissimamente. Prima Riccardo citava CIP6, io penso che questo capitolo della storia italiana vada riproposto. Tu quanto hai detto? 50 miliardi? Noi abbiamo avuto per, credo, 20 anni un giro di soldi che era circa di 15 mila miliardi delle vecchie lire all'anno per contratti mediamente ventennali, attraverso il quale il 20% dell'energia elettrica prodotta in Italia veniva, tra virgolette, riciclato nel sistema CIP 6. E io ci misi le mani tra i primi, credo, quando finalmente furono pubblicati dall'Authority dell'Energia i dati di questa vicenda qui, altro che qualche inceneritore, c'è in mezzo tutta il gota. Tutto il gota di Confindustria. Ci sono tutte le produzioni industriali e poi c'è la distorsione di vecchie produzioni industriali che attraverso le turbogas che dovevano servire formalmente all'autoproduzione energetica, a fronte di un consumo di pochi megawattori, andavano a centrali installate di 400-800 megawatt. Noi abbiamo, attraverso questo gigantesco giro di denaro pubblico, che è stato insieme alla TAV la cosa più enorme, ma molto superiore alla TAV, noi abbiamo adesso un paradosso in Italia. Noi, non ho i dati a portata, Andrea, però li ho messi anche su Facebook recentemente, ci ho scritto su LED. Noi abbiamo una potenza energetica elettrica installata che è praticamente il doppio del consumo di punta massimo mai realizzato in Italia a metano. Cioè un surplus per il quale sono stati investiti l'ira di Dio di soldi che francamente rende il paese, come si può dire, arrocchiato intorno a un modello che è quello metanifero. Metanifero elettrico. Dall'altra parte abbiamo fatto una scelta che qui io impazzisco quando sento anche in televisione. Cioè il governo Monti ha deciso il passaggio ai contratti spot sul metano in maniera tale che sono diventati il 2/3 del totale. Noi abbiamo contratti anche a lungo periodo fatti con i produttori, con i distributori di metano che sono stati rivisitati dalla clausola spot. E cioè sono legati all'andamento speculativo di borsa. E quello è stato fatto durante il governo Monti, che contemporaneamente ha liberalizzato il sistema contrattuale degli accordi energetici metaniferi. Abbiamo pagato un prezzo enorme a questa scelta, che non viene portato in superficie. E secondo me, e ho chiuso, non viene modificato sostanzialmente dal PNRR. Ha voglia qualcuno a dire ho portato un sacco di soldi a casa col PNRR, ma su questo punto strategico, cioè di invertire questo ruolo che l'Italia si è costruita, non c'è un intervento sostanziale del PNRR tale da andare verso la bonaccia perfetta ed uscire, se possibile, dalla tempesta perfetta prima di essere ingoiati. Ho finito, Riccardo.
Bene, dunque mi sembra che abbia già chiesto di parlare Paolo, per cui darei la parola a lui. Ciao Riccardo, ciao a tutti, sono felice di trovare Andrea. Ciao caro Andrea, prima o poi ci rivedremo anche fisicamente. Vado velocissimo, ponendo delle domande. Se ci troviamo di fronte a una tempesta, una catastrofe perfetta, dove appunto tutto si tiene, allora credo che sia necessario per capire come si può uscire da una tempesta perfetta, dire che la questione climatica è solo uno dei sintomi di questa tempesta e di questa catastrofe ecologica. Rostrum, ci sono gli altri 9 almeno, come vengono chiamati, insomma, soglie, limiti planetari, geobiofisici che sono stati, che vengono travolti e di cui nessuno ne parla. Primo fra tutti la diminuzione della biodiversità, cioè la desertificazione, la morte della vita sul pianeta Terra, che non è che verrà nel 2050 se passiamo l'1,5, è già in corso. Noi stiamo distruggendo questo sistema economico, produttivo, industriale, così via, sta portando la morte. È un sistema che ha dichiarato guerra alla vita, sta portando alla vita. Tu dicevi il clima è quello, la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è pari a quella di 2 milioni di anni fa. La sesta estinzione di massa è, noi stiamo portando, altro che all'età della pietra, stiamo portando a 65 milioni di anni fa, cioè stiamo distruggendo la vita quotidianamente, sistematicamente, e quando si estingue una specie vivente è irreversibile, non c'è per fortuna scienziato in grado di dire, c'è Bill Gates e altri che stanno tentando di vedere come rimettere vita partendo da una cellula a un dinosauro, ma per fortuna non ci stanno riuscendo. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è questa, che la crisi climatica, anche i ragazzi di Friday for Future, in essi le connessioni tra tutte queste cose, compresa la perdita di fertilità del suolo, insomma, compresa Mandana Shiva ha ragione, insomma, il carbonio va restituito alla terra, stiamo desertificando la terra, la fertilità della terra. Quindi piantare alberi per togliere il carbonio e ripristinare quindi un ciclo naturale virtuoso sarebbe la prima cosa, no? da pensare. Mancuso dice che piantare qualche miliardo di alberi sulla faccia della Terra non è un'impresa impossibile, e sarebbe la strada naturale per riprendere dei cicli naturali. Quindi la prima cosa è questa che volevo dire, perché altrimenti sembra che si possa uscire dalla tempesta perfetta con i pannelli solari, le pale eoliche, queste cose qui. Allora la domanda che ti volevo fare, vedendo anche dei dati che vedevo, sta aumentando in tutto il mondo la produzione di energie da fonti rinnovabili, e però sembra che la domanda di energia continui a correre. Quindi queste fonti rinnovabili stanno semplicemente facendo una rincorsa impossibile se non si agisce sul lato della domanda, se non si agisce sul lato della diminuzione della domanda, perché altrimenti è, come Pallante ci ricordava tanti anni fa, è come buttare energia in una pentola bucata.
se non prima non chiudiamo i buchi, e non è solamente una questione di efficienza, è una questione di diminuzione netta della domanda. Se non diminuiamo la domanda, non basteranno le pale eoliche e tutte le diavolerie del mondo, sarà un inseguimento senza fine. E questo nessuno ce lo dice. Cioè, stiamo mettendo, diciamo, dei limiti sulla produzione, facendo finta di non sapere che la produzione insegue la domanda. Allora, cioè non, l'idea che sta passando, che è quella che è il switch, no? Basta cambiare la benzina, no? Passare dalla benzina all'elettrico e siamo a posto. Io credo, ecco, poi tutte queste tecnologie elettriche, compresa, leggevo, è vero o no? Faccio una domanda. Le automobili elettriche hanno una quantità di materiali e di materiali particolari, di quelle terre rare, metalli preziosi e così via, su cui si stanno scatenando le guerre guerreggiate. Non c'è solo l'Ucraina, c'è il Congo, c'è tante altre cose. Allora vedevo anche il litio. È sostenibile? Con che cosa diavolo si fanno ste pale, ste cose e queste batterie? Non lo diciamo che i prelievi, l'estrattivismo... Hai lasciato acceso tutte le internet perché non riesco a partecipare alla riunione. Non ho capito, non lo so. Finisco subito, scusa, volevo essere più chiaro. Quindi la questione che volevo dire era se ci limitiamo appunto a un, secondo me, insomma, a un capitalismo elettrico per uscire dalla tempesta perfetta, secondo me pigliamo una cantonata e mi pare appunto che invece appunto anche gli interessi finanziari adesso così via, prima o dopo sposteranno. Allora guadagnare col petrolio o guadagnare con l'elettrico, gli basta guadagnare. Allora tutta questa riconversione sull'elettrico, sul rinnovabile, io lo vedo semplicemente come un tentativo del grande capitale di rimettere in moto un ciclo espansivo su una nuova domanda, che però non cambia né i rapporti di potere, né le condizioni, né tantomeno diminuisce i rischi di guerra e le disparità nel mondo. Ecco, io sarei per incominciare a... scusa, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Andrea, è questo sulla geoingegneria. Perché mi pare di capire che tutti gli obiettivi di Parigi e delle COP e così via si basano in realtà sulla cattura del carbonio. Senza la cattura del carbonio mi pare che... Ma è lo stesso IPCC. E questo è un problema che riguarda anche noi, le sinistre, Roberto. Vedevo che gli ecosocialisti americani, e non solo, sulle tecnologie di cattura del carbonio si sono divisi. C'è una parte di ecosocialisti che dicono che bisogna prendere, che sono tecnologie utili alla è scritto, lo fanno. Quindi noi dobbiamo insomma tentare di avere una dimensione un attimo più problematica della riconversione. Cioè non è solamente una riconversione energetica, è una riconversione ecologica, sistemica, su cui dobbiamo sfidare insomma questo riformismo, perché altrimenti se è solamente un cambio di tecnologia, vedevo anche qui i consumi dei server e di queste diavolerie di strumenti, ormai hanno superato quelle dell'intero settore navale e aeronautico.
energetico, cioè il consumo di energia di queste rivoluzioni, di queste cose su cui appunto il secondo pilastro, no? Il primo, il secondo pilastro è il digitale. Questo digitale ha un impatto che è più grande del un impatto energetico, sto parlando di impatto energetico, stanno costruendo i server in polo nord sotto i ghiacciai per riuscire a diminuire i consumi dei raffreddamenti di queste macchine. Allora vogliamo dire che è una strada bloccata, è un inseguimento infinito se continuiamo a sviluppare una crescita delle produzioni, se tutto questo serve per aumentare la crescita delle merci comprate e vendute, non usciremo fuori neanche con i pannelli solari. Ecco, questo secondo me è la cosa che bisognerebbe dire. Sì. E dunque, adesso, prima di dare la parola a Franco Russo che l'ha chiesta, volevo appunto ricordare una cosa, perché mi riallaccio alle cose appena dette a Paolo Cacciari. Ricordo che dati ormai superati, vecchi, di decina di anni fa ormai, dicono, relativi all'Italia, dicono che la percentuale minima di carbonio nel suolo necessaria a garantire la fertilità è sotto il livello minimo nel quasi il 40% delle terre fertili italiane, in particolare nella Pianura Padana. Questo a causa di cosa si usa, dei meccanismi di coltivazione, dell'uso dei fertilizzanti di sintesi e così via. E infatti io facevo l'esempio della crescita dei consumi energetici in agricoltura per collegarmi al discorso che ha appena fatto Paolo Cacciari, cioè noi non possiamo non considerare l'aumento continuo di consumo di energia. E bene, e do allora la parola a Franco Russo che l'aveva chiesta. Poi, se non la chiede nessuno, io non so, darò la parola così come mi gira a me. Grazie mille. E ancora un saluto a Andrea, non perché solo è particolare, ma perché da anni e anni appunto non ci incontravamo e come al solito ha fatto un'introduzione, un intervento documentato e molto argomentato. E così come saluto anche Paolo Cacciari, da cui non ci vediamo di persona da molti anni, anche se io seguo le iniziative che Paolo porta avanti. E io volevo toccare fondamentalmente un punto su cui spero anche di, diciamo così, di provocare l'intervento sia di Alessandro che di Ernesto. E il punto è questo dell'artificialità del mercato dell'energia. E ora, ovviamente, tutti noi, siccome siete tutte persone coltivatissime, sappiamo benissimo che appunto la mercificazione della terra, e quindi compresa l'energia, è stata teorizzata appunto come uno degli elementi più drammatici appunto dello sviluppo del capitalismo da Polanyi. Però al di là adesso del riferimento culturale, che ha poca importanza, io mi rifaccio ad alcune, diciamo, analisi da parte di esponenti dell'intellettualità economica della borghesia, diciamo così, per dire come appunto noi il primo elemento che dovremmo, ovviamente ognuno parla per sé, ognuno ritiene importante quello che sta dicendo, ma insomma un elemento comunque cruciale a mio avviso è la denuncia della artificialità del mercato dell'energia. Ora sappiamo perfettamente che tutti i mercati sono artificiali, perché senza l'intervento istituzionale del diritto non ci sarebbe il funzionamento del mercato, ma in questo caso io voglio sottolineare il fatto che non si tratta appunto di una merce come un'altra, del pane o del vino. Si tratta appunto di un bene che è fondamentale per la sopravvivenza di qualsiasi società, anche di quella capitalistica, e invece appunto di dare una regolazione pubblica della produzione di questa merce fondamentale come l'energia, invece si è preferito liberalizzarla e privatizzarla. Apro una parentesi: le stesse classi imprenditrici hanno avuto dei cicli per quanto riguarda la produzione dell'energia.
perché se all'inizio appunto l'energia è stata prodotta in forma privata, via via a cavallo dell'Ottocento e Novecento e poi a metà del Novecento, in molte società capitalistiche l'energia è stata privatizzata, è stata, scusate, pubblicizzata e poi ritornata. E perché? Perché ovvio l'energia è la garanzia primaria che una società, sia da un punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della vita quotidiana, possa funzionare. Ma per venire all'oggi, io vorrei ricordare un intervento di Davide Tabarelli, che tutti noi conosciamo perché è esponente di Nomisma Energia, in cui racconta, ovviamente sostenendo l'impositivo, racconta come a cavallo degli anni 90 le riforme abbiano spinto alla creazione del mercato dell'energia competitivi e il gas doveva diventare una materia prima, una commodity come le altre, come il grano e il cotone, scambiate su borse merci dove dominano le transazioni di carattere finanziario. Secondo elemento che ricorda Tabarelli, ma lo dico perché potrei anche citare la fonte primaria che è quella dell'Unione Europea, ricorda che nel 2003, quindi non decenni fa, nel 2003 è partito il TTF, cioè il mercato del gas olandese famoso, con scambio di partite fisiche che prevede la consegna su tutta la rete di trasporto del gas olandese, in particolare verso le interconnessioni gigantesche con la Germania. Questa è stata una scelta dell'Unione Europea, cioè l'Unione Europea nel 2003 ha deciso che il mercato del gas dovesse essere regolato su quello spot olandese e quindi da quel momento in poi è partito, diciamo così, non come si dice la finanziarizzazione, ma appunto lo scambio spot di questa merce, dove ovviamente i mercati funzionano con le valutazioni finanziarie, perché questo ci insegna Ernesto, non è che lo scambio anche del grano o del vino avviene semplicemente fra il compratore e il venditore e sul mercato, diciamo, di sotto casa, avvengono appunto sulla base delle valutazioni che i grandi finanziatori, quindi i grandi investitori, danno sugli sviluppi della profittabilità o meno dello scambio di quel tipo di merce. Quindi noi abbiamo avuto, e questo è il primo punto che volevo toccare, abbiamo avuto una scelta politica di privatizzare e liberalizzare l'energia e secondo, l'Unione Europea ha deciso che il prezzo si dovesse fare sul mercato spot del olandese. Ha spiegato Putin in un intervento recente che io ho inviato alla rete dell'osservatorio, in cui si dice che è veramente folle, ora se lo dice Putin che è un autocrate, uno che si specula, che è veramente folle fissare i prezzi dell'energia sul mercato spot, perché per solito i prezzi dell'energia vengono fatti su contratti di lunga scadenza, perché richiedono investimenti molto forti e quindi con blocco appunto di risorse finanziarie per un lungo periodo di tempo. E a questo punto io dico allora che l'Unione Europea ha scelto appunto di avere una politica dell'energia che privilegiasse la liberalizzazione e la privatizzazione, appunto perché l'energia dovesse essere trattata come una commodity, come una merce qualsiasi. Le contraddizioni che stiamo vivendo, l'ha detto Rifici, ma insomma lo leggiamo non per sminuire, ma su tutti i giornali, sappiamo appunto che non è stata solo la guerra in Ucraina a determinare l'aumento del costo dell'energia, ma invece è stata tutta la politica che da decenni ne stiamo perseguendo, noi le classi dirigenti europee stanno perseguendo. Non la faccio lungo su questo, ma questo è il primo punto che volevo dire, cioè c'è stata una scelta delle classi dirigenti appunto a privatizzare, a liberalizzare il mercato dell'energia. E Polanyi l'aveva già detto, Polanyi come la pronuncia come volete, all'inglese, l'aveva predetto appunto che nel momento in cui si fosse giunto a commercializzare, a mercificare anche la terra e le sue risorse, noi saremmo incappati appunto in una serie di contraddizioni molto violente, cosa che stiamo appunto vivendo. Nel secondo elemento mi rifaccio sempre a intellettuali, diciamo,
dell'altra parte, perché sarebbe facile sempre citare quelli del nostro sostegno. Ma per esempio Alberto Clock, che noi tutti ricordiamo essere fra i patrocinatori del nucleare in Italia, e quelli che Roberto Musacchio se lo ricorderà, era quello che faceva le battaglie pro nucleari, ha scritto però recentemente un volume per 24 ore, un volumetto che io vi consiglio di tenere sotto mano, in cui ricorda appunto che le liberalizzazioni sono state fatte dai governi di centrosinistra. E il primo fu quello di Letta, il decreto legge nel 2000, che ricepiva una direttiva del 30 del 1998 dell'Unione Europea. E Clos si lancia appunto contro, lo ricordava Roberto Musacchio, contro la politica fatta, perseguita da Monti, che era appunto dal governo Monti, sostenuto appunto dall'Unità Nazionale, che era appunto quella volta a liberalizzare il gas. Ma Clos ricorda una cosa che ovviamente voi che siete esperti lo sapete, è la scelta che impose a Eni di disfarsi della rete infrastrutturale, dandole alle mani della Snam. Quindi questo perché? Per consentire, come la politica è sempre dell'Unione Europea, nel momento in cui ci sono i servizi a rete bisognava dare a un gestore altro dall'incumbent del prodotto, in questo caso dell'energia, in maniera che la rete potesse servire da strumento di competizione fra tutti coloro che, non potendo ovviamente costruire una nuova rete, perché essendo un monopolio naturale, non so se dico bene Ernesto, essendo un monopolio cosiddetto naturale, la rete però potesse servire, nel momento in cui è stata costruita dall'ente pubblico, alla concorrenza fra i vari diciamo distributori. Ed è la stessa cosa che è successa per l'acqua. Quindi anche qui è stata una scelta politica, cioè le classi dirigenti hanno imposto, dopo che è stata costruita la rete con i soldi pubblici per portare l'energia, è stata decisa appunto di rendere possibile, agevole, di rendere attivabile la rete attraverso tutte le imprese che potevano distribuire, comprare e distribuire energia. Quindi noi ci troviamo con una, diciamo così, una vistosa contraddizione delle classi dirigenti, le quali sono consapevoli che appunto l'energia richiede grandi investimenti, quindi che può solo portare avanti un investitore di lungo periodo, che non può che essere quello pubblico, che oggi la concorrenza e i profitti sono stati fatti utilizzando quindi le infrastrutture che sono state portate avanti con il denaro pubblico. E la seconda cosa che vorrei ancora una volta richiamare è che questa concorrenza avviene legando il prezzo appunto al mercato spot olandese. Due ultime considerazioni. La prima è questa. Le classi dirigenti borghesi, cioè i capitalisti, le imprese capitalistiche, stanno portando al massacro, alla distruzione dell'ambiente, inventandosi sempre nuove cose. Le citava Paolo Cacciari, appunto, addirittura sotto i ghiacciai per poter appunto risparmiare energia per quanto riguarda le information technology. Oppure io potrei ricordare delle altre avventure che le classi imprenditoriali stanno portando avanti, che so, la Turchia con le centrali galleggianti, oppure appunto le rinnovabili, però di fronte a una domanda che è sempre crescente. Oppure potrei ricordare il fatto che le classi imprenditoriali capitalistiche predicano la transizione energetica e invece aumentano le risorse del carbone nella produzione di energia. Quindi non è vero che va diminuendo, ma va aumentando. Però ecco, io ho sempre probabilmente un pregiudizio ideologico che mi viene da Schumpeter, cioè a dire che comunque rispetto alle distruzioni dell'ambiente e al ricorso sempre più all'artificialità, le classi dirigenti e imprenditoriali riescono comunque a sanare, con l'innovazione tecnologica, a sanare o perlomeno a riparare i danni, se non tutti, almeno
in parte, per esempio la transizione energetica, ha ragione Paolo quando dice ma se noi non freniamo la crescita le rinnovabili non è vero che porteranno a una sanatoria per quanto riguarda l'ambiente se non si stabiliscono i cicli naturali. Io però su questo ho un grande punto interrogativo, Paolo. Nel senso non che mette in discussione la distruzione dell'ambiente, cioè ovviamente è davanti ai nostri occhi, mette in discussione il fatto che noi siamo in grado di contrastare le scelte tecnologiche innovative che fa nel classe imprenditoriale per contrastarle e per affermare invece appunto una prospettiva di cicli naturali per quanto riguarda la produzione. L'ultimo punto, volevo risottolineare, io trovo molto importante l'accenno che faceva Riccardo per quanto riguarda la connessione fra geopolitica e ricerca di materie prime. E questa sta anche alla base della nostra difesa sacrosanta per quanto riguarda gli ucraini, per quanto riguarda la guerra contro Putin e la risposta che danno a Putin. Però io ricordo appunto che l'Ucraina è parte appunto di un progetto per quanto riguarda l'Unione Europea di garantirsi delle materie prime, una fra tante il cosiddetto neon, che non è quello dell'illuminazione ma invece serve appunto per le tecnologie, così come per quanto riguarda la transizione energetica e l'automotive la vicenda, la competizione sulle terre rare è molto spasmodica fra i grandi contendenti e fra cui c'è appunto l'Unione Europea. Da questo punto di vista, diciamo così, l'appello a una diversa economia, io non chiamo sviluppo, una diversa economia si fa impellente perché solo appunto un'economia diretta dai bisogni sociali e dalla ricostruzione dei cicli naturali probabilmente, non dico che salverà l'umanità, ma probabilmente ritarderà almeno la distruzione. Grazie per l'attenzione. E io darei la parola adesso, anche se non l'ha chiesta, a Danino Monelli perché mi piacerebbe che lui parlasse di questo tema delle comunità energetiche, che io l'ho citato, ma a me sembra che sia un modo per svincolarsi dal predominio dei grandi produttori di energia. Grazie. Faccio una premessa velocissima. Non potendo e non volendo aggiungere niente ai compagni, cominciando da te, Riccardo, Masul, Musacchio, Cacciari, Russo che ha parlato per ultimo, anche perché non sono un profondo conoscitore, non sarei in grado di aggiungere niente. Condivido pienamente perché a forza di ascoltarvi e leggere qualcosa ho introiettato anch'io qualche grammo di sapere. Condivido molto il fatto che la metafora può essere la tempesta perfetta. E qui però vorrei ricordare una cosa per coniugare il sociale con le tematiche ambientali che purtroppo secondo me artatamente, strumentalmente da decenni viene lucidamente separato dai nostri avversari. Milton Friedman, come voi sapete meglio di me, diceva che la shock economy serve a far accettare politicamente quello che socialmente è odioso. E allora io partirei proprio da qui, se è la tempesta perfetta diamo uno sguardo alle vele. Io non sono un marinaio, ma forse sicuramente bisogna diminuire le vele perché ci stanno portando dove noi non vorremmo e loro vogliono che andiamo. E allora qui mi limiterei a portare alcuni esempi per cercare di coniugare due o tre aspetti che possono fare connessione fra il sociale e l'ambientale. Leggevo pochi giorni fa che nel 2019 è stata fatta una mappatura di tutta la potenzialità abitativa italiana, sono intorno a oltre 50 milioni, 40 milioni di abitazioni sono abitazioni primarie, benché fatta nel 2019, dal 2005 l'Italia aveva recepito una normativa europea sulla conoscenza e classificazione degli appartamenti e delle case. In questa indagine non è stato riportato con dovuta precisione quanti appartamenti sono classificabili a che categoria. E allora, per esempio, io penso che uno degli elementi che dovremmo sviluppare
è quest'idea che la dico così molto presuntuosamente, utilizzando in maniera molto presuntuosa Gramsci, guerra di posizione e guerra di movimento. Io sarei per fare conflitto di posizione e conflitto di movimento. Conflitto di posizione è il no a questa modalità produttiva e di consumo, netta, praticata, da non scoraggiarsi, di lungo termine sicuramente, e poi imboccare una serie di vie che fanno la guerriglia su alcuni elementi che ci potrebbero portare a toccare i luoghi del potere, dove noi potremmo recare danni, rallentamenti e trasformazioni di questo modello produttivo e di consumo. Che voglio dire? In riferimento soprattutto alle comunità energetiche, io per esempio sarei per fare una riflessione che ci porta a riflettere su un punto. Secondo me il 110% è una cosa sicuramente positiva, ma era e è socialmente indirizzata. E purtroppo da quel punto di vista, per esempio, tutta la vicenda dell'edilizia residenziale pubblica e tutta la potenzialità che c'era ancora e c'è tuttora in tanti quartieri e borgate non è stata minimamente intaccata. Tanto che anche qui, se non sbaglio, ho letto pochi giorni fa che su quasi 500.000 interventi solo 2.000 hanno riguardato la riqualificazione totale. E non è un caso invece, per esempio, che sulle comunità energetiche, secondo me, c'è stata una guerriglia in negativo che ha impedito l'avviamento di una filiera nazionale e delle risposte concrete che potevano affrontare anche la povertà energetica, come era prevista persino dalla stessa comunità europea. Vado per schemi, a costo di immettere elementi di confusione, ma non voglio rubare tanto tempo, e vorrei fare in modo che con questi esempi magari lacunosi si possa individuare anche quella che secondo me è sempre più necessaria. Non conta solo e soltanto fare opposizione, ma noi dovremmo riflettere sulle modalità e la condizione con cui noi ci mettiamo nella fase di opposizione. E allora, per esempio, ne cito un'altra. Nel 2021, pochi mesi fa, hanno fatto una dettagliata indagine, un'attività di vigilanza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E qui vorrei rispondere anche in parte al bravissimo compagno Cacciati, sulle tematiche del lavoro e della previdenza. Hanno indagato 70.000 luoghi di lavoro. Il 70% riscontrava irregolarità in tutto il territorio nazionale. I settori più esposti sono l'edilizia, i trasporti, il magazzino e via via servizi alle imprese, un po' tutti i settori. Le irregolarità erano lavoro nero, non rispetto degli orari, la sicurezza, rapporto di lavoro fittizio e non rispetto contrattuale. Su gran parte di queste cose c'è enorme come un titano la vicenda ambientale. Nei luoghi di lavoro non è possibile oggi utilizzare il trasporto pubblico perché sai quando entri, non sai quando esci, non sai più quando fai festa, non sai più neanche quando sarai chiamato. Questa è una tematica sociale, contrattuale, politica e enormemente ambientale, perché milioni di persone, oltre che per abitudine e messaggi continuativi che arrivano su questo, non vanno al lavoro con la propria macchina solo per uno status o per comodità, ma perché sempre più porzioni sempre più grandi dei dipendenti sono costretti alla mobilità non programmabile. E quindi da questo punto di vista questo è un punto nevralgico veramente. Altro aspetto, e vado velocemente alla fine, su questa questione delle comunità energetiche io porto una mia esperienza personale. Abito a Terni, sono Monelli Danilo, un ex dipendente dell'acciaieria di Terni, una città assillata dalle vicende ambientali. Siamo a Terni, la chiamiamo una conca, morfologicamente stiamo dentro una depressione,
abbiamo colline, non montagne, intorno a noi, in tutta la circonferenza. E abbiamo avuto, per fortuna, ma ahimè anche drammaticamente, un forte sviluppo metallurgico, siderurgico e chimico. E quindi abbiamo un ecosistema molto, molto, molto colpito. E però, per esempio, da questo punto di vista, credo che l'esperienza che ho maturato in questi mesi sia emblematica. Nel quartiere dove abito, decine di condomini, sono riuscito a instaurare una serie di assemblee in diversi condomini. Qualche risultato di comunità energetiche che si sono avviate c'è stato, ma l'aspetto prevalente è che, potendo e volendo parlare di comunità energetiche, naturalmente, anche fra persone che uno dava per scontato che non ci sarebbe stata grande attenzione, inevitabilmente, quasi naturalmente, dopo 2, 3, 4 occasioni di riunioni con decine e decine e decine di famiglie divise in piccoli gruppi, si è parlato di economia circolare, di raccolta differenziata, di una modalità che possa riavviare a Terni alcune porzioni di produzione agricola, e soprattutto di un aspetto: che tutta questa vicenda qui o cammina sulle gambe nostre o non camminerà. Io penso che un elemento di, come posso dire, di proselitismo da questo punto di vista, anche se faticoso, lento, può essere acquisito. E da questo punto di vista è solo attraverso questa strada, vorrei dire, lui lo sa benissimo, molto meglio di me, di Cacciarri, a Cacciarri, che sarebbe possibile rallentare il ritmo consumistico e l'attrazione per alcuni mezzi del consumismo di questi decenni da parte anche di strati popolari che sono inevitabilmente attratti. Io qui riporto l'esempio che portavo in una riunione qualche tempo fa, ma avvio velocemente alla conclusione. Noi andremo, probabilmente, come voi sapete meglio di me, prima o poi verso le macchine elettriche, anche perché le rendono sempre più attrattive. Ci stanno dicendo dalla mattina alla sera che non pagheranno il parcheggio, che potranno entrare dentro la ZTL, e quindi magari con fatica qualche oppresso o qualche sfruttato pensa di poter ricavare qualche spazio di autonomia con sacrificio, mettendo da parte i soldi per comprare un'automobile. Ma se dall'altra parte non lo liberiamo dello schiavismo del mezzo soggettivo per andare al lavoro, perché dalla mattina alla sera deve essere H24 a disposizione, e ripeto, la platea si amplia sempre più, è evidente che quello che viene sacrificato è la matrice ambientale. Da qui non si esce, è ineludibile. Noi dobbiamo riprendere demagogicamente il contatto e il confronto col popolo. Il popolo o non vota, o vota male, o è rancoroso. Ma con questo popolo va parlato, se vogliamo vincere la battaglia non solo dell'alternativa di classe e politica, ma se vogliamo vincere la battaglia per salvare Gaia, altrimenti perdiamo quella sociale e quella per Gaia. Chiedo scusa, grazie. Non hanno ancora chiesto di parlare né Ernesto né Loretta. E chi di voi vuole parlare? Io prima magari dico qualcosa io. Sì, accenno solo a una cosa, perché negli ultimi interventi è stato toccato il tema delle abitazioni. In realtà noi in Italia abbiamo una situazione delle abitazioni molto scadente come efficienza energetica. C'è una direttiva europea che ci imponeva di fare una serie di cose: ristrutturare il 3% l'anno di edifici pubblici per raggiungere degli obiettivi di efficienza energetica. Quando io lavoravo al Ministero dell'Ambiente inventammo il Green Procurement, che imponeva di fare queste cose, però non è stato fatto nulla. Noi siamo ancora a metà dell'efficienza energetica della Germania. Ernesto. Va bene, dico qualcosa, qualche idea che mi è venuta fuori ascoltando i vari interventi. Per quel poco che posso dire da economista, io penso che per affrontare correttamente i problemi dell'ambiente, dell'energia, del clima, eccetera, eccetera, bisogna partire dal presupposto che si tratta di beni comuni. Tut,
tutti, tutte le risorse della Terra, che stiano sottoterra o sopra o anche nell'aria, dovrebbero essere considerate risorse comuni. Cosa vuol dire risorse comuni? Risorsa comune è un bene a cui tutti possono accedere senza escludibilità. Cioè nessuno può essere escluso dall'uso di questi beni. Per cui, per esempio, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per andare a pescare in un lago, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per andare a fare una passeggiata nel bosco, nessuno dovrebbe pagare il biglietto per respirare l'aria, eccetera, eccetera. Il problema, i beni comuni, proprio perché hanno questa caratteristica, pongono un problema, perché nel consumarli si crea una connessione di rivalità, e cioè il consumo di questi beni da parte di qualcuno riduce la quantità o peggiora la qualità a disposizione degli altri. Questo è il problema dei beni comuni. Per fare un esempio, se tutti quanti possono andare al lago a pescare senza limiti, senza pagare il biglietto, tutti quanti ci andranno e pescheranno fino a che non tutte le risorse ittiche del lago non saranno eliminate, e quindi la risorsa verrà impoverita. I problemi ambientali sono di questo tipo. Se tutti quanti mettono spazzatura, fumi tossici nell'aria, il bene aria viene impoverito. È difficile concepire questa cosa per le risorse minerarie e in particolare in modo per l'energia, perché l'energia la vai a prendere sottoterra, almeno quelle tradizionali. Ma in realtà noi dobbiamo proprio partire da questa ipotesi, che sia possibile, in linea di principio, accedere a queste risorse gratuitamente. Allora dov'è il problema? Ovviamente il problema è che tutti quanti andrebbero a cercare queste risorse e ci sarebbe un sovraconsumo. Quindi qual è la soluzione? Ora, la teoria ha concepito due tipi di soluzioni. Una è quella in cui il controllo dell'uso di queste risorse viene affidato alla comunità. E la comunità può essere o una comunità locale, per esempio tutti i cittadini che vivono intorno a quel lago, oppure una comunità più ampia, per esempio tutti i cittadini della Valpadana che vivono intorno a Po, o ancora tutti i cittadini del mondo, eccetera, eccetera. E, diciamo, il controllo dovrebbe essere pubblico. Il sistema capitalistico però non ammette questa possibilità, ovviamente, perché non ci si possono fare profitti. Quindi è stata escogitata un'altra soluzione che teoricamente funziona così. Se noi affidiamo lo sfruttamento di queste risorse ai privati, è nel loro interesse regolare il consumo e lo sfruttamento. In altri termini, se quel lago è di proprietà di un individuo, questo lo reciterà e farà pagare il biglietto a chi vuole andare a pescare, regolando la quantità di pescatori in modo che la risorsa ittica non venga esaurita. Quindi l'idea è che c'è un'efficienza del privato e del mercato che il pubblico o l'assenza di controllo pubblico non potrebbe assicurare. Guardate, questa idea è passata a tutti i livelli. C'è anche un famoso teorema, è noto come teorema di Coase, premio Nobel per l'economia, proprio per questo teorema, che ha dimostrato che il modo migliore per ridurre l'inquinamento, che è una grossa esternalità, è di assegnare la proprietà privata dell'aria a qualcuno. Non ha importanza a chi la assegni, la puoi assegnare ad una comunità, e allora, oppure la puoi assegnare alla fabbrica che inquina, allora o la comunità o la fabbrica metteranno nel mercato delle autorizzazioni a inquinare o a non inquinare. Se la proprietà dell'aria che sta intorno ad una fabbrica è del capitalista che possiede la fabbrica, questo venderà alla comunità i diritti a non inquinare. E quindi il mercato risolve il problema, perché si stabilisce un prezzo giusto, giusto nel senso che uguaglia domanda e offerta, e si regolamenta la quantità di inquinamento. Guardate, questa idea sembra così assurda, così astratta, ma in realtà sta alla base del sistema con cui oggi nel mondo vengono regolate cioè, i diritti, le quote di emissione.
per cui le imprese hanno diritto ad inquinare e possono vendere questi diritti, è un'applicazione del teorema di Coase. Ora, dov'è il trucco? Diciamo, cos'è che non funziona di questa teoria? Non funziona il fatto che la vita umana è limitata. Cioè, il proprietario di quella risorsa ha una vita umana limitata e quindi potrebbe avere l'interesse a consumarla al massimo, a sfruttarla al massimo prima di morire. E quindi ci sarà un sovrasfruttamento. Questo può sembrare una cosa banale, ma è questo il vero problema. Il vero problema è che il singolo individuo che regolamenta l'uso delle risorse comuni per fare profitti ha un orizzonte temporale limitato e quindi lui stesso tende a sovrasfruttare queste risorse. Ciò che non accade per la comunità, perché la comunità non ha un limite temporale, la comunità è permanente. E quindi si ribadisce, almeno la teoria, una parte della teoria ribadisce che il controllo pubblico è più efficiente di quello privato. Guardate che, prima ho parlato di Coase che ha vinto il premio Nobel con questo cazzo di teorema, ma un altro premio Nobel è stato vinto da Elino Ostrom, che ha studiato proprio questo problema empiricamente e ha scoperto che il modo più efficiente in pratica per affrontare questi problemi è affidarne il controllo alle comunità locali. Questo accade, cioè lei non è partita da teoremi astratti, da ipotesi generali escluse, lei è andata a vedere empiricamente quello che accade. E accade proprio questo, che la comunità si prende cura delle risorse che ha a sua disposizione e lo fa in un'ottica di lungo periodo, perché ha un orizzonte infinito e quindi le gestisce in modo più efficiente dei privati. Per venire dunque ai problemi dell'energia e del clima, è evidente qual è la conclusione di questo discorso, è che lo sfruttamento di queste risorse dovrebbe essere affidato ad una comunità pubblica. E se il problema è, ad esempio, è quello del clima, quindi un problema mondiale, ci dovrebbe essere un'organizzazione mondiale responsabile verso i cittadini del mondo che controlla l'uso, diciamo, le emissioni nell'atmosfera e non può farlo, non deve farlo con il sistema delle quote di emissione, deve farlo con una visione un po' più ampia. E invece per risorse diciamo che hanno uno spazio più limitato, sarà ad esempio il governo di una nazione o il governo di una regione o il governo di un comune a prendersi cura di questo problema. A livello di produzione energetica, la risposta, la soluzione del problema è molto semplice. L'estrazione deve avvenire ad opera di imprese pubbliche, imprese che hanno come obiettivo non quello di massimizzare i profitti, ma di produrre un beneficio per la collettività, come era in Italia quando c'era l'ENI e l'ENA, che poi sono stati di fatto privatizzati. Grazie. Sono due persone che non hanno ancora parlato, che sono Alessandro e Loretta. Io. Chi vuole parlare? Loretta, dico qualcosa. Bene. Ho la linea molto disturbata, spero di riuscire a parlare. Purtroppo non ho sentito i due interventi introduttivi e quindi non posso riferirmi a quelli, però io sono abbastanza d'accordo sulle cose che ho sentito, in particolare sono d'accordo sulle cose che ha detto Paolo Cacciari, nel senso che dobbiamo cominciare a ragionare, a discutere su come cambiare il nostro modello, il nostro modo di vivere, di produrre, eccetera, eccetera. Allora, siccome sono un medico, ex medico di sanità pubblica, mi è capitato per vari anni di fare il direttore di un dipartimento di prevenzione in Regione Lombardia. Quindi mi sono occupata praticamente esclusivamente di tutela dell'ambiente.
non è un i nostri servizi di prevenzione, allora in Lombardia, funzionavano molto, soprattutto alcuni, non tutti, però alcuni funzionavano molto bene e davamo del filo da torcere sia alla regione che ai sindaci che agli imprenditori. Facevamo un controllo molto serrato sui danni che si procuravano all'ambiente attraverso le emissioni in atmosfera, nell'acqua e anche per il tipo di materia che veniva usata, le caratteristiche di nocività dei materiali che venivano usati. Allora, volevo dire che il lavoro che abbiamo fatto, mi ricordo, di questo adesso non si parla più, nel senso che in Lombardia i servizi, se tu hai lavorato all'ambiente lo saprai, i servizi di prevenzione non ci sono più, sono stati praticamente distrutti oppure trasformati in strutture impiegatizie amministrative. In buona parte dell'Italia questo tipo di servizi non è stato mai fatto e questo non è avvenuto per caso, è avvenuto perché questo tipo di attività, che un po' richiama quello che diceva Ernesto, questo tipo di attività di controllo serrato sulle emissioni, nel costringere le aziende alla bonifica e anche i sindaci alla bonifica dei siti, delle cose che non andavano nella fabbrica, aveva dei suoi frutti. Secondo me una cosa che bisognerebbe rifare è riprendere anche questo tipo di interventi accanto a tutti gli altri ragionamenti che sono fatti stasera. Quindi questa è una questione che tocca proprio anche la sanità, nel senso che questa è la vera prevenzione primaria e attraverso di questo che si può un altro modo per riuscire a contrastare i danni all'ambiente. La cosa che non abbiamo fatto allora, e che l'ha citata prima, è stata di coinvolgere le comunità, perché se noi avessimo coinvolto le comunità saremmo riusciti meglio e nonostante i risultati molto buoni che abbiamo ottenuto con grosse aziende come la Bayer, eccetera, probabilmente sarebbe stato meno facile per la regione Lombardia distruggere questi servizi. Basta. Bene. Prima di dare la parola ad Alessandro, sono contento di sentire questo intervento di Loretta Mussi, perché io ho lavorato per molti anni in Regione Lombardia quando i servizi di igiene funzionavano, erano ancora molto, diciamo, efficienti. Purtroppo sono stati spazzati via negli anni 90, direi. Già negli anni 80 si cominciava a vedere questa cosa, ma in Lombardia sono nati gli SMALS, i servizi di igiene sul lavoro. È lì che è partita l'unione fra controllo degli inquinatori e rapporto con la salute non solo dei lavoratori ma anche della gente che stava intorno. Lì c'è stata la vicenda di Seveso, c'è stata tutte queste cose. Purtroppo quell'esperienza è stata affossata e devo dire forse uno degli aspetti negativi, forse non sarete d'accordo, ma è stata il fatto che sono nate le ARPA, sì. Per cui tutta una serie di competenze che erano in quelle strutture sono state messe in un angolo, cioè i servizi delle ARPA o di oggi ISPRA sono diventate qualcosa che si occupavano dell'ambiente, ma solo dell'ambiente senza metterlo in connessione con le comunità locali. Non so se chi è d'accordo con questa affermazione. No, scusate se ne prendo la parola, io sono d'accordissimo. Un grande errore è stato quello di trasferire le competenze sull'ambiente, di tutela dell'ambiente, di trasferirla all'ARPA, di fare un ministero apposta per l'ambiente, di non lasciarle alla sanità. Però si potrebbe recuperare attraverso un coordinamento. Certo. Alessandro. Arrivo. Ecco. Diciamo che sono un po' sfibrato perché la discussione è stata molto interessante, piena di suggestioni, di dati, di ragionamenti. Ecco, trovo che una parola che si è usata poco
nonostante tutto, è quella del capitalismo. Ecco, perché si è parlato di altro modello di sviluppo, si è parlato, Paolo Cacciari ha parlato di capitalismo elettrico, ecco, poi Ernesto un po' di capitalismo ne ha parlato e ha parlato anche dei capitalisti. Ecco, credo che appunto questo sia un po' il nodo centrale, perché anche quando diceva Ernesto, il ruolo della gestione pubblica dei beni comuni, ecco, poi che sia la comunità locale o sia lo Stato o siano forme globali, ecco, credo che sia il nodo effettivamente, ma il problema è che noi viviamo in un capitalismo che attualmente, almeno negli ultimi 40 anni, è regolato da un sistema di regolazione che si chiama neoliberismo e che sostanzialmente non prevede che il pubblico giochi un ruolo se non di sostegno rispetto all'accumulazione, e che quindi sostanzialmente è l'accumulazione che comanda, e quindi in questo caso sono i capitalisti, sono le grandi corporations, i mercati finanziari, tutto quello che si vuole, e il pubblico è sostanzialmente subordinato, e questo è il nodo da cui noi dovremmo cercare di uscire, visto che dal 2008 questo sistema si è chiaramente dimostrato non in grado di riprodursi, tanto è vero che per stare in piedi sono dovute intervenire le banche centrali e con il quantitative easing e l'abbassamento dei tassi di interesse per circa 10 anni, lo hanno fino a pochi mesi fa lo hanno tenuto in piedi, stampando moneta, comprando buoni del tesoro, comprando azioni, facendo tutta una serie di manovre cosiddette non convenzionali, appunto, e che poi sono quelle che hanno poi fatto sì che i mercati finanziari siano esplosi, aumentando le disuguaglianze e così via. Allora, il problema è come si fa a cambiare il paradigma, perché voglio dire, una volta si parlava di rivoluzione, mettiamo che la rivoluzione non sia possibile, però se non si cambia questo paradigma di regolazione del capitalismo, è chiaro che altro che 1,5 di temperatura nel giro di... Tanto è vero che i grandi capitalisti, se voi ci fate caso, si stanno preparando il piano B e la loro accumulazione è finalizzata a tagliare la corda rispetto a questo pianeta e l'umanità. Elon Musk e Bezos stanno entrando nel business spaziale con l'idea di costruire delle colonie, come noi abbiamo fatto dal 1492, noi occidentali, rispetto al resto del mondo, delle colonie su Marte, sulla Luna, dovunque, su qualche altro pianeta, probabilmente loro sono perfettamente consapevoli che non c'è speranza, che il sistema è inarrestabile, no? Cioè, a meno che, voglio dire, non si creano dei muri. La politica, ecco, qui il problema è un problema politico. E considerate questo, che si è parlato di tempesta perfetta, ecco, una cosa che si è dimenticata all'interno dei tanti casini che ci sono, interrelati tra loro, è che siamo in una fase di inflazione più o meno crescente, anche se in qualche misura adesso con l'intervento delle banche centrali che aumentano i tassi di interesse a botte da 0,75% a volta, tra BCE, Banca d'Inghilterra, la Fed, eccetera, si sta creando un altro elemento della tempesta perfetta, che è quello della recessione, probabilmente almeno euroamericana e forse globale, considerando che poi questi aumenti dei tassi di interesse portano alla crisi del debito dei paesi, di almeno 60-70 paesi, diciamo emergenti e poveri, che non sono in grado di pagare i tassi di interesse e che si sono indebitati per quello che era possibile loro fare durante la pandemia per cercare di sostenere le loro economie, eccetera, eccetera. Ecco, quindi quello che volevo dire è che c'è questo problema, diciamo così, un piccolo macigno
che sta sopra tutti i ragionamenti, anche perché ragioniamo di economia distribuita, certamente le rinnovabili, certamente appunto il modello Ostrom, cioè di responsabilizzare le comunità, c'è pieno di pratiche, di esperienze, l'economia le, diciamo, si parlava prima appunto di comunità energetiche, ecco, ci sono casi pieno di situazioni dove però per esempio la politica non svolge quel ruolo che uno si aspetterebbe se proprio si volesse percorrere una strada alternativa, cioè di empowerment di chi sta facendo un lavoro dal basso, no? Quindi i cittadini che si auto-organizzano, le comunità, eccetera. A me viene sempre in mente quando io ho fatto per un po' di anni, mi sono occupato di energie rinnovabili come ricercatore e avevo fatto dei lavori per, adesso non mi ricordo, la società legata a RSE, ecco, avevamo fatto un ragionamento sull'impatto sui territori dell'energia eolica, no? E quindi poi mi sono tuffato in questi territori della Vellinese, del Beneventano, del Foggiano, eccetera, pieni di pale eoliche, dove l'unica cosa che questi erano riusciti a avere erano delle royalties comunali, per cui con questi soldi i comuni sono rifatti, non so, poi avevano poche inventiva, si facevano i marciapiedi, alcuni mettevano i pannelli solari sulle scuole, cose di questo genere, però era una frazione minima di quello che era poi l'accumulazione che veniva fatta su questo. E buona parte di questi impianti, quasi tutti, erano fatti, sì, c'erano gli sviluppatori, c'era tutta questa dinamica, anche piuttosto, come dire, di non dico di trafficanti, di mercanti sui territori, ma poi sostanzialmente era un'operazione totalmente finanziarizzata, cioè i parchi eolici sono sempre stati un'operazione dove praticamente poi quando c'erano gli incentivi alti praticamente andavi in banca col progetto, il progetto veniva finanziato, non tiravi fuori una lira, e con la garanzia uno della priorità rispetto alle altre tipo di energie, quindi l'energia, se produceva energia stava sempre sul mercato, due, il discorso era quello degli incentivi, no? Ecco, quindi ora il problema è stato, noi ci siamo interrogati, ma come mai i comuni non hanno fatto i progetti? Perché alla fine il problema era che queste società, molte di queste, lavoravano con i subappaltatori, per cui non è che la società aveva una struttura gestiva, no, c'erano, che ne so, c'era quello che veniva, faceva lo scavo, l'altro che faceva le cose, poi c'era la Vestas che ti portava, ti faceva le cose, poi c'era quello che fa gli allacciamenti, eccetera. Quindi un comune o una serie di comuni, e finisco, avrebbe potuto fare benissimo un progetto, ma in quel periodo, quando è stato fatto aperto al rinnovabile, è stata fatta la privatizzazione dell'energia elettrica e in sostanza è stato impedito ai soggetti pubblici di entrare dentro quel tipo di mercato, compresi i comuni stessi, cioè in realtà non sono state fatte delle comunità energetiche comunali che tu potevi essere proprietario delle pale eoliche, non prendere solo le royalty, ma prenderti i veri soldi, no? Quindi questo è per dire che ci sono poi questo meccanismo, diciamo, dell'accumulazione arriva anche no? Dove la politica diventa rilevante rispetto a come si regolamentano, diciamo, anche lo sfruttamento delle risorse così, che noi chiamiamo energie rinnovabili. Ho finito. Io darei la parola ad Andrea per eventuali, diciamo, considerazioni aggiuntive o repliche sulle cose dette. Poi se c'è qualcun altro di voi che ha altre cose da dire, in maniera molto rapida lo dica. Andrea. Bene, io pure sarò molto rapido, anche perché da tutte le cose interessanti che ho sentito mi è venuta una unica riflessione, visto che con tanti di voi per tanti anni abbiamo discusso
dei problemi del capitalismo, della non rappresentatività dei suoi indicatori rispetto alla realtà, perché sono indicatori solamente quantitativi che possono rappresentare un'unità, può rappresentare armamenti come pagnotte, la stessa cosa, un fattore solamente quantitativo trasferito in numeri. Entra tutto il PIL. Ecco, bene, abbiamo discusso tante volte sulle alternative al PIL, grandi discussioni, tavoli al Ministero dell'Ambiente, non si è fatto nulla. Allora, la mia forse proposta, provocazione, prendetela come volete, è quella di capovolgere il tavolo. Cioè, oggi sembra che il capitalismo così sceglie le sue fonti di energia, ma in realtà sono le fonti di energia che determinano il modello. Certamente le cose che ho detto inizialmente delle energie rinnovabili che possono diciamo supportare il 100% della produzione energetica mondiale non è assolutamente possibile in questo modello di sviluppo. Intendo dire non solo comunità energetiche, soprattutto comunità energetiche come modello di base, intendo dire che le fonti rinnovabili determinano un modello di sviluppo estremamente diverso, perché hanno bisogno di un modello di sviluppo estremamente diverso, perché per natura stessa del loro essere non consentono la mercificazione dell'energia. Può essere mercificata la tecnologia, ma è una mercificazione molto più, diciamo, fragile e vulnerabile, perché la tecnologia è qualcosa che è più facile gestire democraticamente rispetto alla fonte di energia. Quindi è la loro stessa natura che può determinare il modello. Rispetto a quello che... Questo mi dà anche l'opportunità di dare una risposta, non una risposta, diciamo... Io sono assolutamente d'accordo con Paolo. Quello che succede rispetto ai danni agli ecosistemi, quello che succede in natura, in un sistema complesso che pure funziona perché riceve energia solare, energia che è disponibile sul territorio in cui si sviluppa, un sistema naturale, è che nella prima fase evolutiva cerca di integrare diciamo diversità biologica per poter utilizzare tutte le fonti disponibili nell'area in cui sta. Ma poi a un certo punto queste fonti sono limitate e si ferma, no? Cioè, il processo si fermerebbe, ma non si ferma. È lì che c'è il salto di qualità e comincia a produrre veramente un benessere interno stabile, perché aumenta in complessità. La complessità che gli serve per mantenere in circolazione l'energia disponibile. La quantità è sempre la stessa. L'energia disponibile per più tempo possibile. Questo consente l'inserimento di nuovi elementi, nuove specie, arricchimento qualitativo e non più quantitativo. Il passaggio dalla quantità alla qualità, che dà anche ragione a tanti discorsi che abbiamo fatto con l'amico Serge Latouche, che presentava la decrescita felice, che si inorridiva tante persone. Perché decrescita in che senso? Decrescita quantitativa, ma qualitativamente non è fermare la produzione di benessere, anzi ci insegnano gli ecosistemi che il benessere dell'ecosistema comincia a svilupparsi proprio quando non ha più quantità a disposizione e deve svilupparsi qualitativamente. Perché finché è solo una questione di quantità, un prato continua a sviluppare un prato il più largo possibile finché può svilupparsi. Quando si ferma lì, cominciano a entrare le altre specie colonizzatrici, eccetera, eccetera. Adesso l'ho fatta in maniera molto brutale e poco scientifica, però questa è la realtà. Per cui partire dalle fonti rinnovabili significa puntare alla creazione di diversità di soluzioni, diversità diciamo tecnologiche, quindi uscire dalla mercificazione dell'energia. Penso semplicemente al discorso anche un'altra cosa molto interessante che ho sentito da Danilo, no? È chiaro che se tu propongono di sostituire l'automobile a benzina con l'automobile elettrica,
non è che hai risolto il tuo problema di mobilità. Se passavi un'ora nel trasporto, passi un'ora come la passavi con l'auto elettrica, la passi con l'auto a benzina. Anche in questo caso c'è un discorso di mercificazione, cioè il trasporto ridotto a una merce, l'automobile, il possesso di un oggetto che ti garantisce il trasporto, non il possesso di un servizio che ti porta dove devi andare nella maniera più efficiente, comoda e rapida possibile, ma è anche questa è una mercificazione, che se l'energia elettrica viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili, vedrete che anche le macchine elettriche cominciano ad avere una loro limitazione nella loro diffusione, perché sarà gioco forza necessario sviluppare il trasporto pubblico, rimodellare la distribuzione dei servizi sulla città, eccetera, eccetera. Questo capovolgimento, questo capovolgimento di prospettiva crea le condizioni per sviluppare un nuovo modello di sviluppo, partendo da una fonte energetica non mercificabile. C'è qualcun altro che vuole replicare? Se non c'è nessuno, io cercherò di... Qualcuno? Una domanda. Dai. Però il solare a concentrazione e Desertec, per dire un progetto che anche i Verdi della Germania hanno sostenuto insieme ai socialdemocratici, cioè quello di prendere l'energia nel deserto del Sahara e trasportarla in Germania passando per l'Italia, e questi progetti non sono solamente, sono saltati perché probabilmente la Libia è un po' instabile in questa, però li stanno facendo in Egitto e li stanno facendo anche dall'altra parte. E cioè anche qui, cioè, la tecnologia in sé, ho dei dubbi che le tecnologie siano neutre, insomma, che non possano essere, diciamo, piegate dai sistemi sociali, dei sistemi finanziari, anche quello, il compagno che ha parlato prima per quanto riguarda l'eolico, ma anche per quanto riguarda il 110%, insomma il 110% sta finanziando le banche adesso, non sta finanziando l'ambiente. Quindi... Però almeno ti puoi giocare la partita. Avversando queste forme di concentrazione della produzione che rientra in uno schema di tipo capitalistico di energia concentrata, che la puoi accettare in un transitorio di accompagnamento per, non so, per esempio, se ci si facesse di fronte a un problema di desertificazione un dissalatore solare con grande impianto, mi può stare benissimo questo discorso, purché diventa una competizione tra... questa sì una convivenza tra due modelli in cui ognuno deve avere il suo spazio, il modello della comunità energetica deve essere il modello predominante e poi ci sono degli spazi limitati necessari per determinate situazioni, come può essere il dissalatore, come può essere in un transitorio in cui tu non vuoi chiudere tutte, per questioni anche sociali, tutta la struttura produttiva industriale di un paese, non so, le acciaierie, le strutture di consumo energetico spinto, e magari utilizzerai il solare o l'eolico per produrre l'idrogeno per alimentare l'acciaieria o il cementificio, in una prospettiva in cui anche questi materiali non rinnovabili che richiedono ed energivori possano essere sostituiti da altri. Non è che possiamo pensare che da un giorno all'altro si compia una rivoluzione, un cambio di pagina di questo genere, però il meccanismo può iniziare così. Altre domande, altre questioni? Io cercherò di raccogliere un po' le cose dette, se ci riesco naturalmente,
e poi metterle a disposizione di tutte. La diretta Facebook credo che possa, che rimarrà in streaming, per cui si può risentire. E magari faccio un sunto, se riesco faccio un sunto entro domani, non so se riuscirò, delle cose che ci siamo scambiati. E poi invece era, diciamo, un report più completo successivamente. E sicuramente penso che alcuni dei nodi su cui tutti concordiamo sono abbastanza pochi, quindi si possono risolvere facilmente. Sicuramente bisogna, adesso io la banalizzo, da un lato davvero mettere in discussione un modello basato sulla crescita, perché altrimenti non usciamo. Noi possiamo fare le cose un po' più pulite, ma poi alla fine ci sarà sempre la maggior parte del mondo che ne subirà le conseguenze negative. L'altra cosa che bisogna, diciamo, cercare di portare via dalle mani del capitalismo, diciamo soprattutto il capitalismo finanziario, è la gestione dei beni comuni. Bisogna cercare di contrastare questa penso che, anzi non penso, so che proprio di questi giorni che è passato o sta passando in Parlamento il disegno di legge sulla concorrenza, che interviene proprio sui servizi a rete, rendendo molto più difficile la gestione, diciamo. Riccardo, sì. il disegno di legge è passato, adesso ci sono semplicemente i regolamenti da parte del governo che stanno utilizzando appunto per era solo una precisazione. Quindi la situazione si aggrava rispetto a questa questione della gestione dei servizi a rete. Nei servizi a rete rientra tutto, E quindi questo è un altro pezzo di battaglia da fare. L'altro discorso, che è quello più complesso e più difficile, è quello proprio sulla questione del modello. Un modello di crescita è un modello che ci porterà al disastro, insomma. Per cui su questo bisogna ragionare, su questo bisogna, diciamo, rafforzare le nostre iniziative e soprattutto le nostre analisi, i nostri discorsi. Non so, c'è qualcun altro che ha qualche suggerimento? Se no, io chiuderei qua. Sì. Poi ci sono molte cose da approfondire, per esempio come e quando utilizzare determinati tipi di fonti rinnovabili, eccetera, eccetera, insomma, per esempio. Va bene. Grazie mille. Io vi saluto. Ernesto, ti ricordi le date? Ernesto, ti ricordi le date? Ah. Ok. Grazie mille. Un saluto. Grazie Andrea, grazie. Paolo, speriamo di vederci presto. Ciao. Ciao Andrea, ciao. Ti vengo a cercare a Venezia. Dove sei adesso? A Venezia, vicino. Bene, bene. Sì. Ho un appoggio lì, quindi, di una sorella, quindi ti verrò a cercare. Bene. Va bene. Promesso. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.